Vediamo di raggiungere velocemente l'ascensore celeste, che purtroppo è un po' distante da noi, quindi saremo costretti a... Potrei anche decidere di correre fortissimo se non ci fossero queste trappole eccessivamente pericolose. E infatti i mostri ci bloccano. Abbiamo un altro level up, quello di Valtier. Ma abbiamo tenuto botta, molto bene. Siamo vicini all'ascensore, ancora nemici. E andiamo. Vedete? Livello della Caligo. Qui potrebbe esserci anche una coppia di mostri rari, però sono eliminabili soltanto, mi pare di ricordare, dopo aver sconfitto il nemico conclusivo di quest'area, ovvero l'obiettivo della nostra caccia. Arrivano già dei nemici, sembrano degli zombie, insieme ai soliti non morti e insieme a dei necromanti, quindi ancora più dura, anche se apparentemente i nostri colpi sembrano essere piuttosto efficaci, devo ammettere. Ok, allora siamo già davanti alla porta, diciamo sud-ovest. Subito il drago zombie che ci accoglie, abbiamo il solito altare, il numero esatto qui è 12, se si sbaglia l'altare si mangia tutte le perle che abbiamo messo, quindi io sbagliando, perché avevo letto male l'appunto che mi ero fatto, sbagliando ho perso molte perle, ciononostante dovrei comunque averne una buona quantità, quindi spero di trovarne comunque altre qui dentro, magari decelerando e quindi andando a prenderle. Vedete che i mostri sono sempre più o meno gli stessi, ovvero gli zombie che abbiamo visto poco fa. Tutte queste creature morendo potrebbero generare la presenza di un negromante. Anche il negromante ci dà delle perle, quindi sarà nostra premura raccoglierle tutte. Proviamo a vedere se c'è una porta da quest'altra parte. Ovviamente c'è. Questi zombie sono apparentemente più semplici. Questo mi rincuora. Sono andato alla raccolta rapida di tutte le perle nere. Ovviamente devo rallentare i tempi perché purtroppo a massima velocità è difficilissimo riuscirle a prendere. Mi apro un altro passaggio. Ecco una perla nera ancora. Facciamo fuori anche questo mostro, sì, questi valgono praticamente doppio. C'è da dire che vedo che i miei uomini in questo frangente riescono ad essere molto performanti. Quindi le cose sono migliorate, devo dire, rispetto al piano precedente. Rischio molto meno, a meno che non sia una questione di quantità di nemici minore rispetto a prima. Ora mi sto guardando intorno alla ricerca di altri muri. Qui c'è un'altra perla presa, fantastico. Direi che il nostro lo abbiamo fatto. Qui c'è ancora un nemico. Ah, però mi hanno fatto pietrosi. Questo è fastidioso. Ho un gambit adeguato per l'occasione, quindi immediatamente i miei compagni mi hanno aiutato a uscire da questo status. Però è da tenerne conto che c'è questo rischio. In compenso, penso di non aver visto nessuno che infligge virus, il che è incredibilmente positivo. Virus è uno status alterato davvero fastidioso. Anche potendolo togliere con panacea, mi trovo nell'impossibilità spesso di ressare un membro del party perché appunto torna su con un punto vita e non faccio a tempo a giocargli la panacea, che subito muore. Ok, qui le cose sono a posto. Andiamo, vediamo, in quello a sud-est. Questa volta dovremo inserire 27 perle, quindi cominciamo a scarseggiare. Purtroppo i miei errori sull'altare precedente mi hanno portato a perderne parecchie, quindi mi trovo un po' in scarsità di questo prodotto. Qui però avremo più stanze da visitare, quindi
quindi molto probabilmente avremo più chance di trovare altre perle. Qua intanto ci attaccano già i mostri nella prima stanza, cosa che normalmente non succede. Quindi abbiamo ancora altre perle da raccogliere. Ok, andiamola a sistemare. Vediamo, ne mettiamo 10. Poi altre 10. Poi altre 5. E poi a blocchi di 1. Ecco fatto. L'ambiente si è illuminato, siamo a posto qui su questo piano, ma voglio ovviamente visitare questa zona che ci porterà anche a una di quelle stanze rotonde molto grandi. In questo caso, in questa stanza, ci sarà uno degli scrigni che compaiono solo una volta. È uno scrigno che però compare al 100%, quindi non richiederà ulteriori visite. Ecco un muro della stoltezza. Si prosegue nel viaggio. Qua c'è addirittura una porta anche. Andiamo prima dalla porta. Che prosegue ancora a lungo. Cosa accade? Ah, ecco qua, c'è il nemico. Perla nera. Proseguiamo. Allora, qua mi pare che fosse una stanza fine a se stessa. No, c'è uno scrigno con 3 gil. Ecco, in questa area, essendo il terzo piano, troviamo degli scrigni con 3 gil. Quando ci sono dei soldi, ovviamente, se no ogni tanto ci sono anche degli oggetti anche interessanti. Ecco una magic pot. Rifacciamo il solito... Tanto prendiamo... Ah, ecco, c'è un altro nemico che mi compare davanti. Perla. Ok. Uccidiamo anche lui, prendiamo anche la sua perla, perfetto. Poi eliminiamo i gambit, ci avviciniamo alla magic pot e come l'altra volta andiamo a selezionare negli oggetti un elisir, lo diamo al nemico e a questo punto possiamo riattivare i gambit per farlo fuori. Ci servirà per il bestiario, ci servirà eventualmente per qualche interessante drop. Guardate come scappa, maledettissimo. Ok, è andato. E anche lui ci dà la perla nera. Allora, torniamo dove eravamo. Qui non c'è nulla. Ok, andiamo alla ricerca della stanza enorme, rotonda, che dovrebbe essere qui. Ecco il muro della stoltezza che stavo cercando. È in questa stanzetta con 4, con 3 porte. Poi c'è il muro della stoltezza, appunto. Diciamo che provenendo dalla stanza d'angolo devo semplicemente fare questa strada. Qui c'è il muro della stoltezza e qui si inizia un corridoio piuttosto largo che ci porterà a questa stanza, molto più grande delle altre. Qui la situazione è decisamente complicata perché insieme alla Magic Pot ci sono anche dei nemici. Quindi userò l'Elisir. Per prima cosa ho disattivato intanto i Gambit. Devo avvicinarmi, dannazione. Allora, cercherò di avvicinarmi quel tanto che basta. Ecco, userò oggetti Elisir sul nemico Giara Magica. Ok, a questo punto riassetto tutti i gambit e non dovrei avere problemi di sorta con questi nemici, tutti e 3. Ecco che inseguiamo la giara magica, abbiamo la meglio anche su di lei, raccogliamo il drop perché non si sa mai che sia qualcosa di interessante. Ogni tanto droppa anche grossissime quantità di denaro, di gil. Vediamo se siamo fortunati. 52.000 gil, quindi non male. Allora, andiamo alla ricerca dello scrigno, eccolo qui, con un Mega Elisir, che è il premio fisso di questa cesta che compare solo una volta. A questo punto noi rimettiamo in sovraimpressione la nostra minimappa, abbiamo da controllare altre due zone, ovvero quella nord-est e quella nord-ovest. Partiremo da quella di nord-est, vediamo se intanto riusciamo a raggiungere velocemente
La stanza d'angolo. Dovrebbe essere qui. Esatto. E riprendiamo la nostra... Ecco, appare ogni tanto appare questo nemico, che io ho già sconfitto, tra l'altro. Appare questo nemico che non mi aspetto mai. Ecco, infatti mi ha fatto sentence, quindi è inutile proseguire. Aspetto di morire per poi eventualmente farmi ressare e ripartire. Ok, si riva. Usciamo e andiamo dritti verso destra, cercando al meglio di evitare la trappola che abbiamo di fronte. Intanto il nostro livello è salito all'86, potremmo anche cambiare squadra e passare quindi alla squadra di Van, sempre che Fran me lo permetta. Ecco qua tutta la squadra completa. Io ho cambiato un pochino i gambit per essere più performanti in queste aree. Questa è la stanza di nord-est e ci vogliono 15 perle. Ecco fatto. A questo punto esploriamo la zona, cerchiamo l'entrata che è qui. Abbiamo poche stanze, non ci sono scrigni particolari, quindi sarà una semplice esplorazione. Anche alla ricerca delle ultime perle che ci serviranno per l'ultimo altare. In realtà ce ne mancano soltanto 3. Quindi nulla di clamoroso, ne abbiamo già ottenuta una e qui pigliamo la seconda. Presto avremo anche la terza e potremo anche smettere di raccogliere le perle. Seconda stanza, arrivano subito dei nemici. Ecco la perla, la terza perla nera che ci serviva. Facciamo fuori tutti. Qui gli scrigni un pochino si mimetizzano con lo sfondo, non è proprio chiarissimo. Nessuno sta curando asce dal virus, eppure... Ah, ecco, ok, aveva il gambit. Direi che abbiamo già completato l'esplorazione, perché qui questa stanza è praticamente vuota, a meno di clamorosi muri della... della stoltezza, ma mi pare di vedere che non ce ne sono, quindi posso tranquillamente andarmene via. Ah, qua ce n'è uno, qui ce n'è uno. Tac, c'è una magic pot. Dannazione, fuga. Rallento, ok, riesco a uscire. In teoria non dobbiamo più tornare qui dentro, quindi questa volta qua me la scampo. Cerchiamo di avere la meglio su questi nemici e ci manca un solo altare, quello a nord-ovest. Per soddisfare le richieste dell'altare nero che c'è dentro quest'ultima stanza, dobbiamo donare 21 perle. Io al momento ne ho, mi pare, 14 a causa di piccoli errori qua e là, che mi hanno mangiato un po' di perle. In questo momento ne ho 14, quindi inserisco tutto quello che ho. Le altre le metterò una per una. Quindi mi mancano ancora 7 perle che posso raccogliere all'interno di questa zona, che ha diverse stanze. Diverse stanze. In questa zona ci sono addirittura 2 ceste particolari, di quelle che compaiono soltanto una volta. Questa volta sono stato fortunato. Entrambi gli scrigni, che comparivano soltanto con una probabilità del 10%, sono comparsi quasi subito, nei primi tentativi, addirittura uno dei due al primo tentativo. Sono trovabili ognuno dei due, diciamo, nell'ultima stanza raggiungibile dalle 2 porte che ci sono nella stanza d'angolo nord-ovest. Quindi il fiocco nella parte estrema, raggiungibile dalla porta a sinistra, mentre la tecnica falcia forza nella grande stanza rotonda, raggiungibile tramite la porta a destra. A questo punto abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare in quest'area. Io ho attivato tutti e 4 i piedistalli, quindi nuovamente avrò una nuova meta per quello che riguarda il nostro ascensore celeste. Infatti è presente tra le varie destinazioni la destinazione sconosciuta, ma prima di tutto vado al primo piano per salvare ed eventualmente per rifornirmi di nuovi oggetti consumabili fondamentali per essere al meglio durante lo scontro contro la divinità. Ok, siamo pronti, io mi sono già preparato.
A livello di equipaggiamento, semplicemente ho cambiato un paio di accessori in previsione appunto dello scontro con l'ultimo boss di questa serie, perché sarà una serie in totale di 5 boss. Per quello che riguarda invece, ecco che inizia. Allora, Tenebral è il nostro avversario, lo troviamo immediatamente. Inizia lo scontro con questo nemico misteriosissimo, non si vede quasi. Ma lo scontro non prosegue contro di lui perché lui evoca i suoi alleati. Inizialmente arrivano i tre boss della fase precedente, ovvero Pandemonium, che lo st sta cadendo abbastanza in fretta. Se lo attacco, ovviamente. In questo momento Tenebral è assolutamente invulnerabile, quindi è nostra premura attaccare Pandemonium. Sto rallentando perché purtroppo alcuni miei compagni continuano a gettarsi sul nemico principale senza attaccare il boss che si è creato proprio adesso. Vediamo se Fran tiene botta. Fran mi sembra che stia resistendo. Comunque ho una strategia successivamente, forse più indicata, per quando potrò colpire Tenebral senza problemi. Allora, ho. Il mio Valtir è stato colpito da Chaos. Bisognerà cercare di toglierglielo. Vediamo se riesco al volo. Sì, ok. Ora però ha virus. Utilizziamo la panacea. Anche Fran ha virus. Fran è più importante. Quindi, ok, siamo rientrati. Mamma mia, Chaos è davvero fastidioso. Potrebbe essere. Quello che più ci dà problemi. Lasciamo un attimo lavorare Fran con le sue cure. E poi dobbiamo andare a togliere Chaos quantomeno a Bash, perché Bash diventa davvero, davvero una spina nel fianco con un effetto del genere. Stiamo ricevendo cure massicce, però Pandemonium in questo momento è, come si può dire, immune a tutti i colpi che stavamo infliggendo. Adesso è finito il suo problematico scudo. Abbiamo ricevuto un colpo a base pietrosi, quindi con ago dorato lo posso estinguere. Uso sempre Fran per questo genere di cosa, in maniera da lasciare liberi tutti gli altri, anche se in questo momento Baltir è a 33 punti vita, quindi passerò a Bash con l'uso dell'ago dorato. Allora, Pandemonium sta per crollare. Vedo che i suoi punti vita sono molto bassi, quindi non abbiamo grossi problemi. Infatti, a questo punto ci dobbiamo preparare al secondo boss. Eccolo qua. Trattasi di Sharit. Dobbiamo concentrarci su di lui, ovviamente. Tenebral non è colpibile, purtroppo io ho il personaggio colpito da inerzia e lentezza. Vediamo se possiamo far qualcosa per questo tipo di. Ecco, proviamo una lacrima di Kronos. Non basta. Cioè, praticamente c'è Bash che sta facendo tutto da solo. E allora cambiamo. Attacca Sharit. Ok. Fran si è sbloccata, adesso anche Baltir. Sto cercando di avvicinarmi in maniera da attaccare Sharit. È fondamentale attaccare Sharit. Vediamo di dirlo anche a Bash, che la smetta di attaccare Tenebral. Assolutamente inutile. Ah, Fran è senza vita. Ok, allora agiamo con Fran. Utilizziamo un grande etere. E andiamo a salvare quanto possibile. No, Bash ci ha lasciati, ma dovrebbe essere restato rapidamente, in teoria. Infatti, è ritornato su e il nemico è stato sconfitto molto velocemente. Si passa al terzo. Il terzo è Fenrir. Allora, di nuovo bisogna insistere sull'add, diciamo, sul nuovo arrivato.
Bisogna gestire. Vabbè, il mutismo ovviamente non è un problema per il mio Baltier. Lo sarebbe se l'avesse giocato su Fran, ma su Fran non c'è. Quindi io adesso sto colpendo senza grossi problemi con tutti e tre i miei PG. Ah, Fran è deceduta. Utilizziamo una coda di Fenice. E dovremmo riuscire a rimetterci in sesto velocemente. Forse. Però arriva il quarto nemico. Il quarto nemico mi dà qualche problema in più perché è una creatura volante. Allora, vediamo se qualcuno dei miei compagni è in grado di colpirlo. Io provo sempre ad attaccare prima di tutto Fenice. Fenice non è colpibile dai miei, quindi io devo cambiare e mettere Ashe. Ashe dovrebbe essere in grado di colpirlo. Quindi sarà uno scontro un po' più lungo. Potrei anche cambiare l'equipaggiamento di Fran e andare a mettere, per esempio, equipaggio, invece della Save the Queen mettere un arco. Vediamo un po' l'arco più potente che ho, anzi no, una pistola. Selezioniamo le munizioni più potenti che ho, quindi direi questo. E potrei anche, vabbè, adesso aspetto un attimo, mettere un altro guaritore per accelerare i tempi. Potrebbe essere una buona idea. Fenice sta quasi per morire. La mia situazione però non è ottimale. Il mio party ha perso Bash. Adesso sto cavandomela con Penedo in rinforzo. Adesso ho purtroppo alcuni che sono colpiti da Caos. Questo per me è un grosso problema, specialmente quando colpiscono personaggi come Baltier, per esempio, o Bash, che sono particolarmente potenti. Nei loro colpi adesso abbiamo due personaggi con virus. Questo è un grosso problema. In realtà riuscirei ad avere la meglio di questo problema con gli altri due personaggi con cui ho la cintura bolla che mi rende immune a virus. Io me li sono tenuti per la fine, per l'ultimo scontro con Tenebral, quando potrò colpirlo. Sarà un mono obiettivo, quindi tutto molto più semplice. Quindi per ora cerco di resistere. Cerco di resistere a tutti i costi. Non è bastato. Allora, a questo punto qua bisogna passare al piano B, cioè con due personaggi immuni praticamente a tutti gli status alterati. Però dobbiamo agire con intelligenza, ovvero subito rianimare il secondo gruppo, se dovessimo mai aver bisogno. Ok? Fran è a posto? Ok, Penelo ci ha lasciati. Scelgo un altro leader che è Van. Andiamo a cercare. Ah, ok, intanto abbiamo finito con Fenice, finalmente. Ed ecco che dobbiamo affrontare Tenebral stesso. Non c'è più nessuno. Allora, dobbiamo agire. Innanzitutto, proviamo a ressare, lo facciamo con lei. Ressiamo con una coda di Fenice, ressiamo Penelo. Ah, dobbiamo togliere i gambit a Van, perché Van purtroppo ha ancora il problema della ruberia. Gliela leviamo. Ok. Via e via. Ora ho due curatori. Però con Fran è meglio utilizzare una panacea per togliersi virus, se no siamo da capo. Non ha funzionato in tempo. Però c'è il res automatico. Ashe senza MP, glieli restituisco con un grande etere. Fran continua a finire fuori combattimento, ovviamente, ma non è un grosso problema, a dire il vero, perché me la sto cavando abbastanza bene anche soltanto con la coppia Van Ashe.
Quindi proviamo a utilizzare nuovamente la panacea su Fran. C'è qualcosa che non mi torna. Ok, Fran si è tolto. Oh, la mamma mia, cosa sta succedendo? Ha tirato un flare. Speriamo che ce la caviamo. Mi sta arrivando una cura. Mi starebbe arrivando una cura, in teoria. Sì, è arrivata in tempo. Gli manca pochissimo ormai a Tenebra. Però mamma mia, che botte che prendo. Ma come si spiega sto fatto? Come si spiega? Ah, perché ha un niente di punti vita e quindi è impazzito e sta cercando di farmi fuori al massimo. Gli manca niente, gli manca pochissimo. Ok, dovrebbe essere più che morto. È andata, signori. 32. Fine della caccia, Tenebral. Ah, mamma mia. Questa è stata dura. È stata dura, ma è stata soltanto una questione di organizzazione. Paradossalmente, l'ultimo boss era più semplice. Abbiamo ottenuto il nostro risultato, quindi adesso possiamo anche andare, per esempio, a rimettere in sesto il nostro party direttamente qui. Tac. Allora, prima di usare il salvataggio, vediamo di riordinare il nostro party, quindi con un'ottimizzazione degli equip. Perfetto. Inoltre, rimetto a posto la squadra, quindi così. E poi voglio dare ancora un'occhiata agli ultimi piani, perché voglio cercare i mostri rari. I mostri rari sono davvero rari, però da quello che ho capito compaiono soltanto dopo l'eliminazione di Tenebral, ma non dobbiamo uscire dal faro di Ridorana. Una volta eliminato Tenebral, possiamo tornare nelle profondità del piano, del terzo piano, quindi quello che si chiama Della Caligo in italiano, per cercare il primo dei due mostri rari. Si trova nella zona quadrata che c'è a nord, quindi quella raggiungibile dalla stanzetta d'angolo a nord-ovest. È un elementale a base oscurità, quindi noi potremo utilizzare comunque tutto l'equipaggiamento e le impostazioni del nostro party che ci hanno permesso di sconfiggere Tenebral. Una volta uccisa l'anima del caos, potremo far spawnare il secondo mostro raro della zona, cioè Lux Lucis. Si trova nella seconda area, ovvero il livello del Vespero, nella stanza quadrata a sud, raggiungibile tramite la stanza d'angolo a sud-est. Ci sono altri due requisiti per far spawnare questo nemico. Uno di questi è non abbandonare i sotterranei, quindi dopo aver ucciso l'anima del caos non dobbiamo far altro che prendere l'ascensore e andare immediatamente nel livello del Vespero. Il secondo requisito è il non salvare. Di questo non ho una prova pratica, ma alcune guide lo dicono, quindi vi sconsiglio di rischiare. Quindi non salvate a un cristallo. Per quello che riguarda la Zodiac Edition, ovviamente ci saranno i salvataggi intermedi ogni volta che zoneremo, quindi non ne avrete neanche bisogno. Lux Lucis è un nemico ovviamente a base luce, quindi vi sconsiglio l'utilizzo da parte di Ivan, per esempio, di Excalibur, ripiegare eventualmente sulla meno performante Ragnarok, che però non fa danni ad elemento luce, che rischierebbero di curare il nemico invece di fargli del danno. Una volta sconfitti entrambi questi mostri, possiamo finalmente dire che tutto quello che riguarda il faro di Ridorana in ognuna delle sue parti è stato completato e possiamo tornare da Mont Blanc a ricevere la nostra ricompensa. Eccoci qui alla sede dei cacciatori. Parliamo con Mont Blanc e diciamo appunto che abbiamo eliminato divinità e otteniamo 20.000 e 2 mega elisir.